Cari amici di Sport, siamo qui con Silvia Fondriest, la centrale del Trentino Rosa, che è prima finalista di questa Coppa Italia. E qual è la tua analisi sulla vostra vittoria? Beh, è stata una partita forse un po' tesa all'inizio per entrambe le squadre, siamo entrate un po' contratte, poi è stata insomma una vittoria meritata, penso, non c'è stato, a parte il secondo set che abbiamo un po' rischiato, per il resto è stata una buona partita da parte nostra, sperando di fare anche meglio domani, comunque vediamo. Vedendo questa seconda semifinale che ha promosso Chieri con un sonante 3-0 sulla squadra di casa delle Ali Padova, che idea ti sei fatta sui suoi punti di forza che dovrete cercare di limitare domani? Ma questa è un'intervista proprio seria allora, mannaggia, io speravo una cosa più divertente. Di solito lei le fa... Mi sto scherzando. Allora, loro sono, beh, prima di tutto grintose, hanno una grinta da far veramente invidia, sono molto brave e hanno degli ottimi centrali e hanno anche la corazza, che è una gran bella banda, quindi questi secondo me sono i loro punti di riferimento. E quindi come si batte questa squadra, secondo te? Come bisogna limitarla? Con tanta grinta, tanta voglia di vincere, battendo bene, visto che loro hanno dei buoni centrali, e cercando di quindi tirare fuori i centrali dal gioco. Così si vince. Grazie, in bocca al lupo, ti faccio già gli auguri di buona Pasqua. Grazie. Auguri anche a te. Grazie. Perché gol? Che cavolo ne so. Perché gol? Perché oro, ovviamente. Okay. Appunto. Vabbè. Allora, siamo qui con Silvia Fondriest, che... Fondriest. E dato che siete in Trentino, tradizione delle mele, se domani vincete, quale sarà la mela della vittoria? La golden.